Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo tutorial. Oggi finalmente andremo a vedere come si raccoglie il fieno sfuso. Allora, piccola premessa anche oggi, per chi volesse raccogliere il fieno in balle, voi fate il percorso con il ranghinatore come andremo a fare noi adesso, dopodiché il percorso lo copiate per far funzionare l'imballatrice. Per chi avesse dei dubbi può andare a vedere il video che ho fatto dedicato alla raccolta paglia automatizzata, dove nel caso della paglia che è prodotta dalla trebbia, per imballare la paglia andiamo ad usare il percorso generato per la trebbia. Per quanto riguarda invece per imballare il fieno, si andrà ad utilizzare il percorso generato per fare le andane, in modo da passare esattamente sopra dove sono le andane. Per chi vuole imballare il fieno, si vada a vedere la raccolta automatizzata della paglia, delle bare di paglia. Chi invece vuole fare raccolta fieno sfuso, segua questo tutorial che adesso facciamo appunto vedere come si fa. Allora, andiamo sul nostro Ferguson, tasto destro del mouse, modalità lavoro in campo, generazione del lavoro in campo. È già selezionato campo 7. Comunque, se vi ritrovate un campo diverso, tipo adesso ho messo campo 2, voi cliccate sopra campo 7/8, che è il nostro solito campo unito, e vi seleziona appunto automaticamente il giusto campo da utilizzare. Posizione di partenza va bene la posizione attuale, non abbiamo ostacoli in campo. Larghezza di lavoro, vediamo se ce la calcola. No, ho aggiornato il course play e non mi rileva più la larghezza degli attrezzi, a meno che 9.3 sia la larghezza giusta, ma adesso la verifichiamo per non fare cavolate. Gli diamo di default, testata del campo è impostata su nessuno, noi gli diamo due giri di testata di campo, così siamo sicuri di non andare a sbattere addosso agli alberi che ci sono, e purtroppo in questo campo va a sbattere addosso agli alberi. Quindi gli diamo due giri di testata di campo, gliela diamo in senso orario, che va benissimo. Iniziamo il lavoro dalle testate, proviamo a lasciargli impostato curve secche, vediamo come lavora con ranghinatore, ma non dovrebbe avere problemi. Invece il centro del campo lo lavoriamo col classico su e giù. Ok, rigeneriamo il lavoro in campo e questo è il nostro percorso. Ora ce lo salviamo perché poi lo dobbiamo andare a utilizzare anche con l'autocaricante per raccogliere il fieno sfuso, quindi lo chiamiamo Andanatura fieno. Poi insomma scegliete voi come rinominare i vostri percorsi. Ora vediamo solo un attimo allo shop se gli ho impostato la larghezza giusta di lavoro. Dove sono i ranghinatori? Qua, ranghinatori, abbiamo comprato questo 9,3 metri, allora l'aveva già rilevato correttamente. Ogni tanto capita che non lo rileva, quindi andando qui in controlli del course play, anzi facciamo qui specifiche, evita le colture, in questo caso la coltura non ci interessa, possiamo anche disattivarla, però svolta nel campo attivato, perché così non gira, non fa troppe manovre fuori, non mi va a sbattere addosso agli alberi. Qui dovremmo essere a posto, qua non tocchiamo niente, quindi andiamo sui controlli del course play, avviare il percorso al primo punto e avvia il percorso. E noi lo lasciamo lavorare. Adesso, nel frattempo che lui lavora, noi ci andiamo a preparare il percorso che ci servirà con l'autocaricante per andare a scaricare direttamente all'interno del fienile. Quindi noi partiremo da qua dove siamo adesso, faremo un percorso, partiremo più o meno da qua così, e faremo tutta la nostra bella strada e andremo a scaricare qua dentro sul fienile. Io me lo sono posizionato qui in malo modo perché vedete quanto è un albero praticamente, solo per il fatto che mi sia comodo per arrivare dal campo. Dopo voi giustamente quando fate carriera seria ve lo posizionate correttamente. Quindi prendiamo il nostro 1003, ci mettiamo in posizione corretta,
perché come già detto in un scorso video, voi dovete sulla semina automatizzata, mi sembra che ve l'ho detto, voi dovete posizionare il vostro trattore su un punto di partenza che sia facilmente raggiungibile da qualsiasi punto del campo senza che ci siano ostacoli in mezzo. Quindi se avete dei campi, delle forme strane che fanno delle curve da una parte all'altra, come in questo caso, se vi posizionate come punto di partenza in un punto scomodo, diciamo, il trattore da dove si ferma tira una linea retta e se trova degli ostacoli tipo degli alberi lui si va a sbattere addosso. Quindi partite sempre da un punto comodo. Quindi partiamo da qua, partiamo senza il nostro rimorchio, così ci viene più comodo lavorare. Quindi ci mettiamo qua così, tasto destro, inizia la registrazione del percorso, di nuovo tasto destro, così sblocchiamo la camera e partiamo. Anzi, facciamo che toglierci direttamente l'AD, così andiamo meglio. Quindi partiamo, andiamo a fare la nostra strada che dovremmo fare per andare appunto nel nostro fienile. Certo che un trattore più veloce lo potevo anche prendere, però vabbè, volevo fare un omaggio nei tutorial anche a casa Fiat. Quindi voi arrivate dal vostro campo, ovunque esso sia, in farm o dove avete posizionato il vostro fienile, passate sopra il trigger del fienile, che in questo caso spero che me lo rilevi correttamente, perché modellando il terreno per addolcire salita e discesa il trigger sia un po' alzato da terra, ma speriamo che me lo rilevi senza difficoltà. Facciamo una curva bella larga, così dovremmo riuscire a girare con il nostro autocaricante senza problemi. Torniamo indietro e quindi andiamo a raggiungere il punto di fine percorso, il punto di stop, che sarà il punto dove il nostro, diciamo, autocaricante, il nostro trattore con l'autocaricante ripartirà, rifarà l'ingresso in campo e continuerà a lavorare. Quindi ci mettiamo qua. Qua direi che va benissimo, sì. Riapriamo il crew spray, gli diamo lo stop e salviamo il nostro percorso come raccolta fieno, mettiamo. Poi scegliete voi il nome adatto. Ora ci riprendiamo il nostro autocaricante. Eccolo qua, che intanto è arrivato il nostro Ferguson. Adesso andiamo anche a vedere un attimo come ha fatto il discorso delle curve secche. Vediamo un attimo. Ah, guardate che bel lavoro che ha fatto. Qua è rimasto qualche ciuffetto d'erba dove il ranghinatore volta fieno non è arrivato, ma va bene. L'importante è che raccogliamo tutto fieno. Ok, niente ragazzi, adesso gli facciamo un attimo di stop, lasciamo che il nostro Ferguson faccia il lavoro. Quando ha fatto il lavoro ci ritroviamo e iniziamo a fare la raccolta dello sfuso. Bene ragazzi, allora abbiamo appena concluso, anzi il nostro cosplay ha appena concluso, scusate, l'andanatura. Come vedete ha fatto anche un lavoro di fino, oserei dire, veramente un buon lavoro. Ora togliamo dai piedi il nostro Ferguson, che non ci serve più, poveraccio, ha fatto tutto il lavoro, adesso noi lo buttiamo via, non ci serve più. Allora, lo spostiamo e lo mettiamo in un posto dove non dia fastidio al percorso che andremo a fare adesso. Possiamo parcheggiarlo adesso anche qua, poi lo mettiamo a posto. Ok, torniamo sul nostro 1003 e adesso col tasto destro apriamo il crew spray, lo portiamo in modalità lavoro in campo
Andiamo nella finestra della gestione percorsi e ci andiamo ad aprire. Tanto vedete che qui mi si è già creata la cartella AutoDrive perché io l'ho già associato ad AutoDrive, ma non è questo il caso, lo vedremo più avanti. Iniziamo a parlare di AutoDrive un po' più avanti. Allora, ci andiamo ad aprire la percorso andanatura fieno e successivamente ci apriamo uno di seguito all'altro il percorso raccolta fieno. Come vedete abbiamo due percorsi combinati. Ora torniamo in controlli del cosplay, siamo sempre impostati correttamente, gli diciamo di partire dal punto, dal primo punto, ora ci mettiamo bene anche noi, così lo facciamo partire correttamente. Ok, dovremmo esserci e gli diamo avvia percorso. Ora lo lasciamo lavorare, lui partirà in raccolta fieno come potete ben vedere. E ora dobbiamo attendere un attimino che si riempia, ma mi sembra che si riempia abbastanza in fretta. Intanto vediamo anche copiando il percorso con le svolte secche come si comporta, dovrebbe in teoria fare manovra anche lui e posizionarsi in modo tale da poter partire raccogliendo tutto il fieno che è stato andanato. Chissà se si usa il termine andanato, ma penso di sì. Ok, ora dovrebbe fare manovra e poi in retromarcia dovrebbe posizionarsi col pick up appena fuori dal campo. Eccolo qua, vedete che lui si sistema, si raddrizza, adesso appena è dritto parte in retro. E voilà, resta fuori il pezzettino, l'angolino, comunque tutto ciò che era nel campo è stato raccolto. Dovremmo quasi essere al pieno ormai, ancora un po'. Comunque al termine della raccolta, quando il miscelatore sarà pieno, lui partirà, si recherà al primo punto dove abbiamo iniziato a registrare il percorso, andrà al fienile, scaricherà, tornerà indietro al punto di stop e riprenderà a lavorare dal punto dove era rimasto. Ok ragazzi, siamo pieni, quindi dopo quando torneremo ripartiremo da questa curva. Ora vediamo che il nostro cosplay si reca al punto di partenza. Fa la sua manovra in modo da arrivarci nel giusto senso di marcia. Si aggancia al percorso e voilà, e lui parte.
Adesso noi ci siamo messi comodi vicini, però questa è una modalità di lavoro per chi gioca in single player che viene comoda anche se tutti i punti di carico e scarico sono vicini e se i campi sono vicini, ma specie per chi ha i campi lontani è manna dal cielo. Ma poi quando arriverà anche Autodrive, che inizieremo a parlare di Autodrive, vedrete che veramente vi cambierà il modo di giocare a farming per voi che giocate in singolo. Come vedete lo scarico è partito, quindi lui sta riempiendo il nostro fienile. Finito lo scarico, si gira proseguendo con il percorso che le abbiamo fatto. Ho fatto la curva anche troppo larga adesso, perché riusciva a girarsi anche un po' più nello stretto, ma va bene lo stesso. Infatti queste sono piccole malizie che si imparano, cioè bisogna sempre pensare quando crei un percorso che lo stesso percorso potrebbe venirti utile usarlo anche magari con un trattore più grande, con in questo caso un autocaricante più grande, e quindi più girate nel largo, più calcolate spazio a seconda delle possibilità ovviamente per fare le manovre, e meno dovrete registrare continuamente percorsi per far funzionare tutti i veicoli, anche se con Autodrive andremo a risolvere tutti questi problemi. Ok, lui è arrivato al punto di stop, adesso si ricollega al percorso del lavoro in campo, lui sa dov'era arrivato, ora fa la sua manovra, raggiunge il suo punto, diciamo, di sospensione a lavoro dove prima aveva sospeso, e ricomincia a lavorare. Ora andrà un po' più avanti e prenderà la curva un po' in largo. E lui riprende il lavoro. Eccolo qua, quindi adesso lui inizierà, continuerà la raccolta, quando sarà pieno andrà a scaricare di nuovo e continuerà così finché non ha finito, non ha completato tutto il campo. Quindi anche questo tutorial è giunto al termine, adesso sapete anche come si fa la raccolta del filo sfuso e vedremo un attimo nel prossimo tutorial di cosa parlare, anche se penso che vi farò il tutorial della spinta e compattamento dell'insilato in trincea. E poi invece per lo scarico automatico in trincea non funziona ancora bene, quindi vedremo poi nelle prossime versioni del crossplay, appena funzionerà tutto bene vi farò anche quel tutorial lì. Per ora ci limitiamo alla spinta e compattamento della trincea. E poi eventualmente vi posso anche far vedere come, cioè, impostando anche un percorso di una o due trince in campo, come voi vi fate i viaggi con i rimorchi, le trince vi riempiono il carro, voi andate in trincea, scaricate, il trattore che è in trincea esce, vi fa spazio, voi entrate, scaricate, e quando ve ne andate lui rientra e continua a spingere. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!